Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono ancora vestita in questo modo, un po' di tempo, voglio approfittare per fare anche un video su alcuni prodotti che vi devo recensire. Ho guardato un attimo il video che ho registrato poco tempo fa e quindi che vi ho caricato qualche giorno fa e si nota troppo uno stacco viso-collo. Dal vivo questo stacco non si vede, sto provando alcuni campioncini di fondotinta e veramente live, sia con la luce del sole che a luce artificiale, non si nota questo stacco, però in fotocamera è palese, sembra che ho la testa di un Oompa Loompa e il collo di Biancaneve. Chiedo scusa, chiedo venia. Vabbè, sono cose che capitano. Allora, prodotti che vi devo recensire stasera, oggi sono alcuni prodotti idratanti più un profumo. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è questa crema per le mani della Stenom. Questa è nella confezione da 50 ml, quindi quelle piccole, perché le creme della Stenom, se non erro, sono da 75 e da 100. Questa era una collezione invernale del periodo di Natale, se non erro, di 2 Natali fa, perché ha la confezione particolare. La linea è la Hand Care Protection Cream, crema protettiva mani per pelli, per mani secche. È arricchito con glicerina, allantonia, che non so cosa sia, idrata e lenisce le mani secche, protegge da disidratazione e rende le mani morbide. Adoro il profumo di questa crema, mi ricorda il profumo della pelle della mia nonna, che purtroppo non c'è più, quindi ogni volta che utilizzo un prodotto della Stenom mi ricorda il profumo che aveva la mia nonna. Quindi quando sniffo questo tipo di profumo, nel mio cervello si accavallano un sacco di emozioni. Però, parlando della crema, è un buon cremoso, bello importante, che però, un attimo di togliere l'anello, si assorbe rapidamente. Rapidamente no, comunque c'è bisogno un attimo di massaggiare e lasciarla penetrare, però non lascia quelle sensazioni unticce sulle mani. Dopo che ovviamente si è riusciti a tenerla su, massaggiarla, eccetera, lascia le mani morbide, le cuticole idratate, perché poi ovviamente, come qualsiasi tipo di crema, la vado a passare anche sulle cuticole, e nel giro di quanto ci ho messo, 15 secondi più o meno, è bella che assorbita e le mani sono molto morbide e idratate, e lascia il profumo che vi ho detto mi ricorda il profumo della mia nonna. Io adoro i prodotti della Stenom, li trovo veramente eccezionali. Poi questa è una bellissima confezione che ripropongono con fantasie similari ma differenti ogni Natale. Mi piacciono tantissimo, di buona. Prodotto per l'idratazione delle labbra dell'Anthos è il Real Balm, è un vegan lip balm, cosmesi naturale. Da quante ml non c'è scritto, comunque è uno stick classico. Lo sto usando da un po', quindi ovviamente sono quasi a metà. È uno stickozzo molto burroso, che ne approfitto, chiedo scusa. Mi ha protetto bene le labbra durante i mesi invernali. Io soffro anche di herpes e ovviamente, essendo un prodotto naturale, non mi ha irritato troppo la pelle, quindi gli herpes sono arrivati con meno di frequente rispetto a se utilizzo un prodotto. Ah no, ci sono scritti quanti ml sono, 5,5 ml, era scritto così piccolo, non ci cercavo niente. Comunque è un prodotto corposo ma non fastidioso sulle labbra, idrata, le rende morbide, protette anche dalle intemperie esterne. Come ho detto, visto che è un prodotto naturale, non mi ha dato fastidio, non mi ha fatto uscire herpes, eccetera. Iodine, ci ne capisco poco e niente, però è piccolo come indice, quindi di solito quando sono piccinini non ci dovrebbero essere tante schifezze. Poi vedo soltanto burri, oli e profumi, anche se ha un profumo neutro, e mi sta piacendo tantissimo.
Ora io voglio recensire questa provina di Bottega Verde. Non la volevo recensire così come non volevo recensire neanche l'ultima provina che vi mostrerò in questo video, perché ovviamente una confezione così piccolina non ti puoi fare un'idea importante. Però dopo che l'ho utilizzata mi è venuta voglia di parlarvene perché non la comprerei. Allora, questo è il della Bottega Verde, come vi stavo dicendo, tenuta Massaini, 96% di ingredienti di origine naturale e della linea uva rossa, burro corpo, nutriente antiossidante con estratti di uva rossa, pelli normali e secche. Ve lo voglio recensire perché lo chiama un burro corpo. Io l'ho provato ovviamente soltanto questa confezione e non ha per niente né la sensazione né la consistenza né l'idratazione di un burro. Quindi io, avendo provato questo piccolo campioncino, non mi verrebbe in mente né mai né mai, se voglio avere un burro corpo come idratante corpo, di comprare la confezione grande, perché non è un burro, è una semplice crema idratante. Idratante sicuramente. Comunque la pelle è risultata idratata dopo e non si è seccata, mi prude un po' il naso, però non è un burro, quindi se c'è scritto burro e non c'è un burro, per me è no. Poi un mini profumino, un campioncino di Mont Guerlain e l'Eau de Parfum, Eau de Parfum. La confezione di questo profumo è bellissima. Mi piace tantissimo, eccola qua, c'è la fotografia. Allora, dalla confezione c'è scritto: la freschezza della lavanda Carla, c'è anche il nome, una varietà eccezionale coltivata in Provenza, contrasta con la vellutata del gelsomino sabbaco indiano e del sandalo australiano, abbinati alla sensuale vaniglia taitesi? Non so. Il profumo è molto buono, molto, molto fresco, molto giovanile, mi è piaciuto tantissimo. Giù nell'info box vi lascio, se la riesco a trovare, perché ovviamente c'è sul sito, le note, perché ovviamente qua non ci sono scritte, ma serve sempre per chi conosce i profumi sapere le note. Mi piace come si evolve sulla mia pelle. Io comunque ho un pH abbastanza acido, come il pH della mia pelle è molto acido, quindi non tutti i profumi riescono a reagire in modo canonico, ma si evolvono sempre in modo un pochino strano. Questo profumo qui di Guerlain non ha fatto una variazione sul tema sgradevole, ma è rimasto molto molto piacevole sul corpo, sulla pelle. Io di solito i profumi ovviamente li vado a dare all'interno dei gomiti e dei gomiti, sì, all'interno dei polsi, chiedo scusa, e al collo. Se voglio sedurre un po' di più, una spruzzata sul décolleté, perché è un altro punto caldo e quindi si enfatizza, e anche i profumi vengono enfatizzati. E mi è piaciuto, non mi ha procurato allergie. Io sono allergica a diverse componenti, però credo che siano più dei profumi di vecchia generazione con vecchie formulazioni. Quelle di nuova generazione non mi danno fastidio e questo non mi ha dato fastidio. Poi un'altra provina di Bottega Verde, questa ve la recensisco perché, essendo una crema idratante per il viso, sono riuscita anche con un piccolo campioncino a farmi un'idea precisa. La linea sono estratti di bellezza, crema ricca e idratante, lampone e mirtillo, idrata e protegge pelli secche e delicate. Allora, un profumo mirtilloso, veramente mirtilloso, mi è piaciuto tantissimo questo profumo delicato di mirtilli, i lamponi non si sentono. Allora, anche se è una crema ricca, non mi è risultata pesante sul viso, anzi, molto leggera, non ha fatto effetto sauna sul naso e quindi ovviamente poi non è mai fuoriuscita, e mi è piaciuta tanto sotto questo punto di vista. Non mi ha portato particolari problematiche sul viso. È veramente idratante, l'ho utilizzata anche come crema da notte, che essendo più idratante,
All'inizio avevo pensato se fosse troppo per il giorno, almeno la sera, la notte mi do un boost di idratazione in più, però mi è piaciuta, non, niente da dire, questa è buona. Ultimo prodotto per questo video, anche questo è un campioncino, anche questo non lo volevo recensire perché essendo piccino così e essendo una crema da massaggio anticellulite, ho pensato, non riesco a capirne qualcosa sempre da questo piccolo campioncino, però l'unica cosa che ho capito e che vi voglio dire, sono riuscita a intuirlo grazie a questo piccolo campioncino. Non so se si è capito il mio discorso. Comunque, la crema Marmorto, crema da massaggio anticellulite con sali del Mar Morto e oli essenziali rimodellante. Ve la recensisco perché, chiamandosi crema da massaggio, io mi aspetto una crema che non si assorbe rapidamente, quindi ti permette di effettuare i massaggi canonici dell'anticellulite, quindi quelli che vanno a stimolare la microcircolazione e a drenare un attimo la situazione. Io non sono riuscita a fare neanche un mini massaggio. Appena l'ho messa si è subito assorbita e io non ho una pelle secca, ho una pelle normale, quindi non era una questione di secchezza mia e quindi la crema subito è stata riassorbita, ma è proprio la crema che ha una formulazione tale che si assorbe troppo rapidamente e quindi non ti permette di fare il massaggio. Se tu me la chiami crema da massaggio anticellulite, io ti devo dire non sei una crema da massaggio e quindi non so l'anticellulite, ma la crema da massaggio assolutamente no. Ok, video dei prodotti recensiti per oggi finisce qua. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo video e le recensioni di questi prodotti, puoi, se vuoi, mettermi un pollice in su. Se non sei ancora iscritto al mio canale, giù trovi ovviamente il tastino per iscriverti al mio canale e non perderti i prossimi video. Io nel frattempo ti ringrazio per aver visto questo video, ti aspetto nel prossimo, ti mando un grosso bacio, ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!